Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi è una nuova puntata di Ask The Wine. E bentornati quindi su Ask The Wine, il vlog che risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo del vino. Se volete farmi una domanda è molto semplice, basta scrivere un commento sotto qui nel video piuttosto che sulla pagina Facebook o il canale Instagram facendolo anticipare dall'hashtag Ask The Wine. In questa maniera io lo intercetterò e risponderò appunto alle vostre curiosità. Oggi ho deciso di parlarvi della mia esperienza al Vinitaly. Per fare però un video non troppo lungo ho deciso di dividerlo in due parti. Nella prima parte vi parlerò di cosa mi è piaciuto del Vinitaly, nella seconda parte quello che non mi è piaciuto. Quindi oggi partiamo appunto con quello che mi è piaciuto e partiamo sicuramente da un giudizio tutto sommato complessivo che è positivo. Vinitaly mi è piaciuta come manifestazione, ci sono andato domenica scorsa, come vi avevo già anticipato nel video appunto di domenica scorsa, e devo dire che mi ha molto impressionato anche l'affluenza di pubblico. Effettivamente c'erano molte persone a visitarlo e anche questo è sicuramente qualcosa di positivo. Ormai la manifestazione veronese è un po', diciamo, il fulcro, il simbolo del mondo del vino in Italia, e mi fa anche piacere aver visto tante persone venire dall'estero, anche da fuori Europa, per vedere appunto le nostre eccellenze. Quindi ho grande proposta, grande varietà di proposta. Un consiglio che sicuramente mi sento di darvi è quello di cercare di andare al Vinitaly organizzati, quindi già pensando a un possibile itinerario piuttosto che cantine che volete visitare, o altrimenti farlo come l'ho fatto io, nell'ottica di trovare qualche curiosità, quindi di stimolare la vostra curiosità andando a cercare magari cantine o vini che vi potessero magari interessare di più, oppure provare qualcosa di nuovo che non avete provato. E infatti appunto la mia esperienza mi ha portato a trovare all'interno dei vari assaggi che ho fatto qualche vino particolarmente interessante che vi vorrei appunto elencare, in modo che se volete potete provare a vedere se riuscite a trovarli. Vi lascerò i link sotto in descrizione alle varie cantine, ovviamente quelle che sono riuscito a ritrovare, per potervi magari permettere di contattarli qualora non siano in distribuzione nella vostra città. Partirei ovviamente dalla cantina forse più conosciuta, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, che è Feudi di San Gregorio, quindi siamo in Campania. Mi ha molto stupito un loro spumante della linea Dubol. Dubol è una linea appunto di spumanti fatti con però vitigni tipici della Campania. Non conoscevo che ci fosse un rosato fatto con l'aglianico, quindi vi segnalo appunto il Dubol rosato aglianico. Ha delle note molto interessanti, per essere uno spumante sicuramente fatto con l'aglianico, che è un vino abbastanza importante, viene definito il Barolo del Sud, quindi un motivo ci sarà. Secondo me è interessante appunto perché è un accostamento quantomeno particolare. Andando sui vini invece del Piemonte, mi sentirei di consigliarvi un vino che ho assaggiato alla cantina Cadia, spero di dire bene il nome. Era un Barbera Superiore. Questa cantina è una cantina di Roddi, che è un paesino vicino Alba. Aveva questo Barbera Superiore molto buono, molto interessante, oltretutto a un prezzo, quello magari se lo chiedete alla cantina, veramente concorrenziale. E vi anche do una piccola chicca, fuori da quello che è il mondo del vino: avevano anche delle nocciole estremamente buone. Se avete modo di prendere insieme al vino anche le nocciole, ve le consiglio perché erano veramente eccezionali. Barbera era un'annata 2016, sicuramente non vi deluderà, soprattutto anche in vista del prezzo. Andiamo poi sul Lazio. Per quanto riguarda il Lazio, quindi passiamo invece a un vino bianco. Il Lazio è sempre una regione magari un po' dimenticata, ma ho molto apprezzato di Cantina Sant'Andrea,
il moscato di Terracina secco, che viene venduto con il nome commerciale di Oppidum. Mi è particolarmente piaciuto, delle note molto interessanti. Per essere un moscato, devo dire, non si trovava per niente la nota dolce, anzi c'era una certa acidità che aiutava molto questo vino. Appunto, una proposta laziale. Lazio non è facile trovare dei vini che vanno a trovare appunto un riscontro di pubblico molto vasto, ve lo consiglio da provare. Ultima idea che vi voglio sottoporre, che poi in realtà sono due. Andiamo in Sicilia, chiudiamo con un passito, quindi abbiamo fatto un po' un viaggio, appunto uno spumante, un rosso, un bianco. Andiamo appunto a due passiti della cantina Feudo Montori. Vi consiglio i due passiti, uno fatto con il nero d'Avola, quindi un passito rosso, e un passito bianco invece fatto con uva e grillo e cataratto. Soprattutto quello bianco è qualcosa secondo me di stupendo, aveva delle note bellissime di marmellata di albicocche, una cosa strepitosa, e anche di agrumi canditi. Ve lo consiglio vivamente perché sono due prodotti secondo me eccezionali, di una qualità estrema, ovviamente per chi gradisce i passiti. So che i passiti sono sempre dei vini un po' che non piacciono a tutti proprio per la loro vena molto dolce, però a chi apprezza, ad esempio io sono uno che li apprezza molto, ve li consiglio sicuramente da bere. Bene, parlato di questa carrellata molto veloce di prodotti che sicuramente ho trovato interessanti, per chiudere anche un po' il cerchio del che cosa mi è piaciuto, sicuramente mi è piaciuta la grandezza dell'offerta, il fatto che tutte le regioni fossero rappresentate, chi con padiglioni molto grandi, tipo ad esempio ovviamente il Veneto e la Lombardia, chi con il Piemonte, chi con magari padiglioni anche più piccoli come il Molise, piuttosto che altre regioni che erano accorpate. E sicuramente è un'esperienza che almeno una volta per chi ama il vino è da provare. Magari però vi consiglio di farvi sempre affiancare da qualcuno che è esperto di vino, e qui mi permetto anche di salutare chi ha affrontato con me il giro del Vinitaly, che magari vedrà questo video e appunto ha capito che avere vicino qualcuno di esperto sicuramente, o comunque che ha un po' di conoscenza, è di sicuro aiuto. E sicuramente questo vi aiuterà anche a scegliere bene le vostre bevute appunto al Vinitaly. E soprattutto però fatevi stimolare dalla curiosità, perché secondo me solo con la curiosità potrete trovare vini apprezzabili. Bene, io direi che per oggi ho terminato, questa è la prima parte nel quale appunto vi ho parlato di che cosa mi è piaciuto. Nella seconda parte vi parlerò di cosa non mi è piaciuto. Vi anticipo già che non parlerò di vini che non mi sono piaciuti, perché effettivamente dei vini tristi non ne ho, forse per fortuna, bevuti. Vi darò però qualche altro tipo di consiglio, qualche cosa che secondo me andrebbe migliorata. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao, alla prossima con Francesco su Ask the Wine e su The Wine Channel.